Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eccoci qua con il video spiegazione della crash in coop che siamo riusciti a sbrogliare praticamente ieri sera in live sul mio canale Twitch, dove vi invito ovviamente a venire se siete interessati a parlare di Ever Crisis, di Final Fantasy VII Ever Crisis. Scusate, la nostalgia a volte colpisce forte e il lapsus è praticamente palese. E parliamo di questa crash, una crash che comunque è abbastanza particolare, che però può essere gestita se ovviamente si possiede purtroppo il setup giusto. È anche vero che ci sono diversi setup che è possibile utilizzare e che possiamo in un certo senso sfruttare. Infatti, come potete vedere, noi siamo andati con un setup molto difensivo che può essere replicato anche nella solo, ovvero Eris con setup ovviamente Kamura più Bahamutrod, io con Red dove appunto abbiamo praticamente Silver e Manaward Collar, che non mi ricordo qual era il collare, e poi Cloud che invece va con la Bahamut, la spada di Bahamut OB10 e la Maritim il più alto possibile. Come funziona il tutto? Il tutto è molto semplice: con Red e con Eris bisogna gestire la difesa e le cure, mentre invece Cloud picchia in continuazione con la Bahamut Rod, cercando di appunto buttare giù entrambe le zampe possibilmente in contemporanea, in modo tale da permettere poi successivamente a Red di infliggere Imperil nel nostro avversario, che verrà comunque stunnato e che perderà praticamente tutte le resistenze, e picchiare il più forte possibile. Red inoltre qui ha una funzionalità in più grazie alla sua ultimate, anzi grazie alla sua limit, in questo caso Stardust Ray, perché ha la capacità di poter praticamente togliere il buff di attacco magico del nostro avversario. Quindi, come potete vedere qui, prima fase dove appunto abbiamo buttato giù le zampe, e poi tramite l'Imperil, tramite le varie debolezze del nostro avversario, andiamo a rilasciare Leviathan, e come potete vedere abbiamo praticamente già nella prima fase distrutto quasi metà degli HP del boss. Questo è uno dei setup più difensivi possibile, perché comunque si ha la possibilità di gestire bene le difese, si ha la possibilità di gestire bene anche le cure e non andare troppo sotto di ATB. Dato che comunque il boss in questione effettua diversi attacchi abbastanza fastidiosi, sia fisici che magici, quindi bisogna comunque avere una buona protezione per entrambi, però la difesa magica è sicuramente quella più importante. E come potete notare, ovviamente la battaglia, diciamo, è abbastanza liscia con questo setup, proprio perché appunto, come dicevo prima, Eris e Red riescono a gestire bene le difese e le cure in contemporanea, mentre invece Cloud, come potete notare, riesce a fare comunque diversi danni grazie all'OB10 della Bahamut, e quindi riusciamo a pulire in questo caso il match. Prima dell'attacco, vedete, utilizzo la limit di Red per cancellare il buff di attacco magico, che ovviamente mi consente di sopravvivere a questi attacchi un po' più forti, che comunque sono di elemento tuono, quindi cercate di avere una buona resistenza magica, ma anche una resistenza tuono non guasterebbe. Quindi le armi di Gilda di Matt e di Eris sono perfette, che danno Thunder Resist con il Lightning Resistance, e poi a quello magari più basso date anche una Nameless di Sephiroth, che per l'appunto dà difesa magica e Thunder Resist come Refined, quindi potrebbe essere comunque una soluzione. O se non sbaglio, dava HP e Thunder Resist, una roba del genere. Quindi comunque la soluzione potreste comunque trovarla. L'unico difetto di Red con questo setup è che purtroppo non accumula tanta, cioè non accumula facilmente la sua limit, perché comunque fa pochi danni, si limita a curare e quindi resta un po' indietro. Quindi fate attenzione quando utilizzate la limite di Red, perché non sarà facile comunque ricaricarla. Infatti qui il boss praticamente è già di nuovo a due stack magici, si sta praticamente ancora buffando e arriva praticamente a 4. L'unica cosa positiva qui è che abbiamo praticamente incastrato bene il timing per praticamente stunnare il nostro avversario, e quindi di conseguenza riuscire a fare danni. Qui non si è stunnato,
Quindi eravamo un po' impanicati perché abbiamo detto: oddio, ma che sta succedendo? E infatti ci siamo presi in faccia questo attacco, però siamo sopravvissuti fortunatamente, e qui adesso dovrebbe partire la fase dove appunto il nostro avversario si stunna. Ecco qua, quindi nel momento in cui si stunna io con Red vado a mettere l'Imperil. Cloud, come potete notare, fa praticamente quasi 100k di danni alla volta, 50 di base più i 40 fixed che vengono dati dalla Bahamut, quindi capite bene che è un ottimo vantaggio. E poi vedete la Maritim praticamente riesce a fare un danno incredibile anche grazie appunto all'Imperil meno 3 che si riesce a dare con Red, e poi il combattimento scorre così. Letteralmente il combattimento scorre così. Questo è uno dei setup, ripeto, più easy che è possibile utilizzare all'interno di questa fight. Potrebbe anche essere replicabile in solo, perché comunque la battaglia in solo non è così difficile, o comunque non è così complessa rispetto a quella che state vedendo in coop. È la prima volta che forse vedo una crash così simile alla battaglia in solo, perché solitamente le crash risultavano essere comunque molto più semplici. Questa risulta essere, diciamo, un po' particolare, è un po', diciamo, sempre da gestire, perché comunque bisogna gestire, però rispetto a tante altre crash che ho notato è sicuramente è una tra le più fattibili probabilmente. È anche vero che noi comunque giochiamo con un setup molto difensivo e quindi riusciamo a gestire la situazione, però l'importante è potersi difendere nel momento giusto. Altra cosa importante: fate attenzione ad equipaggiare a uno degli healer Darkness, Heal Darkness o Heal Silence, in base a che tipologia di DPS andate ad utilizzare, perché se utilizzate un DPS magico vi verrà applicato Silence, se utilizzate invece un DPS fisico vi verrà applicato Blind. Quindi fate molta attenzione a questo piccolo particolare, perché nel momento in cui il vostro DPS subisce Blind o Silence, praticamente avete finito di giocare, non potete più fare nient'altro. Siamo ormai addirittura d'arrivo. Qui, come potete vedere, il Colossal Calamity è praticamente l'attacco finale. Infatti guardate quanto è lento a caricare. È vero che con questo setup si è più safe, però come potete notare siamo molto più lenti nella distruzione in generale del nostro avversario, quindi bisogna comunque fare attenzione. In questo caso stavamo vedendo e appunto stavamo utilizzando le summon perché avevamo un bug grafico che mostrava appunto la debolezza che era praticamente rimasta nel nostro avversario, invece non è così. Quindi l'avversario ogni volta che ricresce le zampe praticamente ritorna ad essere immune al danno acqua e al danno vento. Però come potete notare comunque l'ultimo attacco è lentissimo e praticamente ci sta veramente tanto a caricare, e questa è la parte appunto dove bisogna rushare. Anche io con Red cercavo di fare un minimo di danni che proprio sono completamente a zero, però come potete notare fortunatamente poi con l'ultimo attacco ben assestato siamo riusciti a buttare giù il boss. Non è un combattimento difficile con questo setup, ovviamente ci tengo a sottolinearlo, è uno dei setup più safe che abbiamo potuto provare ieri appunto in live, è decisamente uno dei setup più veramente più safe dove potreste effettivamente riuscire a sopravvivere con chiunque, letteralmente con chiunque. Quindi io, ragazzi, non ho altro da dirvi. Spero che questo video possa esservi utile, ovviamente anche per mettervi d'accordo tra di voi e quindi riuscire a completare questa crash in coop. Fatemi sapere ovviamente se avete utilizzato degli altri setup che possono comunque essere utili alla gente che magari guarderà questo video, scrivetelo pure sotto nei commenti. Se ovviamente avete bisogno, il Discord nostro è in descrizione, quindi potete tranquillamente joinare per parlare del gioco o comunque farvi aiutare nelle coop. Siamo molto attivi e questa è una cosa molto positiva, quindi non fatevi problemi, vi aspettiamo e ovviamente ci becchiamo alla prossima.